Progetto Car Detailing 1438, Cupra Formentor opaca. Qua un altro bel progettino che andiamo a presentarvi. Questa signorina, come vedete, ha un trasparente di tipo opaco, quindi l'opaco diciamo che preserva sempre delle attenzioni maggiori rispetto al trasparente classico, quello lucido che vediamo nella maggior parte delle auto. Chiaro che questo effetto qui è un effetto bellissimo, ma estremamente delicato. Adesso non andremo a lavare e decontaminare per bene, questo sarà il focus maggiore di questa lavorazione. Sì, andremo a lucidare tutte le parti con un trasparente lucido, quindi i fari, i montanti nero lucido e i fari posteriori, questi sì andranno lucidati, mentre per il resto ovviamente non si può lucidare perché perderebbe la finitura opaca. Quindi andremo solamente ad eseguire lavaggio e decontaminazione per poi sgrassare il tutto e trattare con la nanotecnologia. Quindi è ora di metterci al lavoro per iniziare anche questo bel progettino. Eccoli qua, questi famosi ormai puntini viola, per chi mi segue da tanto, sono nient'altro che la contaminazione ferrosa che si sta sciogliendo tramite il prodotto. Qua, come ripeto, sull'opaco diventa estremamente fondamentale, perché se sì, con la lucidatura qualcosa si può eventualmente rimediare nell'asportazione di queste brutte contaminazioni, su un trasparente di tipo opaco questo ovviamente è impossibile. Quindi a maggior ragione questo passaggio deve essere eseguito più e più volte fino alla completa eliminazione di questi fantastici puntini. Lavaggio e decontaminazione eseguiti. Adesso il check fondamentale sarà quello di scoprire se sono rimaste qualche macchia da lavaggio o decontaminazione, o altrimenti delle tipologie di difetti che sono persistenti, tipo il primo che magari mi è capitato sott'occhio è questa brutta macchia che è presente qua, dove vedremo di provare a farci qualcosa, ma sull'opaco, ripeto, le modalità di intervento sono veramente minime. Poi qui, come vedete, mi sono già anticipato, perché queste, essendo le uniche parti con un trasparente lucido, inevitabilmente hanno bisogno di un minimo di correzione, perché hanno difetti tipici di queste superfici anche qua sui fari, vedete? Quindi intanto il focus sarà quello di lucidare queste parti qua, cercare di capire se ci sono altre macchie e altri aloni. Poi, come ultima fase, andiamo a sgrassare completamente tutte le parti per poi poter applicare in totale sicurezza la nanotecnologia. Quindi è ora di metterci al lavoro.
notate qua la differenza fra la zona trattata e la zona ancora da trattare. Abbiamo sempre un tono opaco molto intenso, non è lucido, però abbiamo dato una qualità all'opaco notevolmente superiore. Giudicate voi. Eccoci qua, allora andiamo a fare un commento finale. La nanotecnologia, secondo me, in questa situazione è stata la scelta vincente. Chiaro che con la PPF si poteva raggiungere un risultato di protezione migliore, magari sui montanti, quello senza ombra di dubbio, però il focus è stato proteggere la carrozzeria da tutto quello che possono essere contaminazioni chimiche e donare ovviamente all'auto una facilità di lavaggio e un gloss, se così si può dire, migliore. Devo dire che dopo un lavaggio di contaminazione che mi hanno portato via circa 3 ore e mezzo, l'auto non mi è sembrata in una situazione tale che meritasse la PPF, e devo dire che quando avevo fatto la prima analisi nella prima fase di preventivazione, secondo me quello che poi è il risultato finale è come mi ero immaginato questo lavoro qua. Quindi anche in questa situazione devo dire che il risultato ne è valsa la pena. Quindi adesso sarà fondamentale, tramite i lavaggi, riuscire a mantenere sempre questo colpo d'occhio. Inevitabilmente non ci vorranno più 3 ore e mezzo di lavoro per riportare l'auto in queste condizioni, ma basteranno poi semplicemente un'ora e mezzo di lavoro, nel mio caso, quando devo fare un lavaggio di mantenimento, o per il cliente che magari desidera dare una sciacquata all'auto. Io fornisco sempre 2 tipologie di indicazioni, una più rapida che in 10-15 minuti si lava l'auto, o una più approfondita per chi magari desidera avere questo colpo d'occhio, se no una volta ogni 4 mesi, 6 mesi, dipende dalla situazione. Io faccio i famosi lavaggi di mantenimento che poi con un'ora, massimo 2 ore di lavaggio, riesco a riportare l'auto in queste condizioni qua. Quindi sì, inevitabilmente io ho detto 3 ore e mezzo di lavoro iniziale, poi c'è tutta la preparazione per la stesura della nanotecnologia, che quello è un altro tempo ancora. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Ero Cordoni, responsabile del Dipartimento Car Detailing della Carrozzeria Labronica, è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!